Stato Quotidiano Manfredonia, siamo all'interno del teatro comunale per presentare i percorsi di formazione della compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi. Sono tre i laboratori teatrali previsti: scrittura, dizione e laboratorio di appunto teatrale. Siamo col direttore artistico Cosimo Severo della compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi e andiamo a presentare questi laboratori teatrali. Allora, faccio un elenco rapido, così come lo stavi facendo tu. I laboratori che partono quest'anno sono di teatro, il laboratorio normale, il laboratorio teatrale, che si chiama Secondo Aristofane, no? Facciamo tutto un percorso su Aristofane, anche perché questo laboratorio si va ad intrecciare ad un altro percorso che avverrà a marzo, proprio con 20 cittadini della Comunità Europea che arrivano da tutta Europa, come già c'è stato nel 2009, dove anche con loro io farò un percorso di, proprio di contaminazione, ci contaminiamo attraverso Aristofane. Mentre poi l'altro laboratorio, il laboratorio che fa Stefania Marrone, che è un laboratorio di scrittura, insieme al professor Gerardo Guccini. E quindi con il Che è patrocinio docente del DAMS di dell'università, Bologna. sì, infatti è un laboratorio fatto con il patrocinio dell'università degli studi di Bologna e lui, Gerardo Guccini, è un docente del DAMS. L'altro laboratorio invece che stiamo cercando di far partire lo fa Edoardo De Piccoli, che è un'attività, noi l'abbiamo chiamato di dizione per renderlo più comprensibile. In realtà quello che lui fa è un percorso sulla lettura proprio e quindi ha un diverso approccio, non è solamente come si pronunciano le parole, ma è davvero entrare nelle parole e poi metterle fuori. Quindi è una bella idea che lui vuole seguire e che stiamo cercando di farlo, di attivarlo. L'altra cosa invece, c'è un altro laboratorio che parte sempre a marzo, fatto da un giornalista e critico teatrale che si chiama Nicola Viesti, che scrive per Istrio, anche oltre che per il Corriere del Mezzogiorno, che è un laboratorio sulla visione e quindi su scrivere per spiegare, per raccontare il teatro. E quindi questo è un altro tipo di approccio che abbiamo cercato quindi di aprire a vasto raggio l'attività di formazione, che non è intesa come formare attori o formare scrittori o formare giornalisti, ma proprio formare la gente significa per noi avvicinarla al teatro in tutte le sue forme, farlo entrare e questo viene continuamente intrecciato con la visione degli spettacoli che ci sono in stagione. Lo stesso testo di presentazione dei percorsi di formazione si dice un tempo questo di tante parole, però forse di assenza di comunicazione. Eh sì, perché si comunica tantissimo, nel senso che anch'io che scopro Facebook, queste perché ahorita io Social ce l'ho i network, social network, no? certo. Ma li scopro in maniera così come un bambino alle prime armi, quindi mi metto lì e scopro questa cosa e vedo che si riesce a comunicare, si riesce a parlare con tutti e si hanno una miriade di amici, di conoscenti. Il punto è riuscire davvero a passarsi delle cose. E riuscire quindi a dare un po' di ossigeno. Ci vogliono, noi ogni tanto dico che ci sono degli uomini e delle donne che sono in grado di dare ossigeno a una comunità e il laboratorio per noi è un modo per ossigenare. Nel tentativo di dare un ossigeno alla comunità, anche quello comunque di dare un appuntamento a un pubblico e cercare di contagiarlo attraverso questi percorsi di formazione. L'obiettivo è quello di avvicinare, di aprire le porte del teatro e di aprirlo in tante forme, questa è una, ma ne stiamo pensando altre, di far diventare questo posto sempre di più un posto strettamente legato alla comunità in cui è inserito, non solo una scatola, questa è una scatola, il teatro comunale non significa nulla da un punto di vista, come dire, è un edificio, ma se Giusto. dentro non c'è un'anima, questo edificio non ha nulla da dire. Ci sono anima e anime naturalmente. La Bottega degli Apocrifi è un'anima che lo vive e che produce all'interno di questo teatro una serie di attività, ma produce anche lavoro, che è un'altra cosa fondamentale all'interno di questa comunità del sud. Ma le altre anime sono tutte quelle attività che in qualche modo noi riusciamo ad ospitare e che arricchiscono.
e lo fanno diventare vivo questo luogo, altrimenti sarebbe semplicemente una scatola. Certo. Per concludere, vogliamo ricordare le date di partenza di questi laboratori? Allora, il laboratorio di drammaturgia è già partito, sì. È partito a gennaio, quello di teatro partirà a fine febbraio come quello di dizione, mentre il laboratorio di visione è a marzo. D'accordo, allora ringraziamo il direttore artistico della compagnia Bottega dell'Apocrifo qui all'interno del Teatro Comunale, un buongiorno all'Assemblea di Stato, grazie.